terminata da poco la gara con il signor Pun, sempre gentilissimo, lo dobbiamo dire, lo dobbiamo rimarcare, puntuale ad agevolarci nel nostro lavoro. Mister, insomma, una gara bellissima, innanzitutto complimenti per quello che ha dato la sua squadra, e oggi Cassino, insomma, è una compagine che sta prendendo forza, però bisogna dire la verità, un'Artena veramente bella. Diciamo che il Cassino, il valore della squadra del Cassino lo conosciamo e gli ultimi risultati lo confermano. Noi abbiamo fatto la nostra partita, la differenza l'ha fatta naturalmente la capitalizzazione delle occasioni create. Il Cassino ha avuto 4 occasioni e credo abbia fatto 3 gol. Noi dopo il 2-1 abbiamo avuto altre 2-3 situazioni molto positive e non siamo riusciti a tramutarle, così come antecedentemente sullo 0-0. È il calcio che è così, noi conosciamo la nostra missione, se così la vogliamo chiamare. Dobbiamo immediatamente ricominciare a lavorare perché mercoledì abbiamo uno scontro diretto con l'Ostia Mare che per noi naturalmente ha un valore vitale. Comunque, dicevamo, una gara che ha divertito il pubblico, insomma il pubblico veramente si è divertito, 4 gol, uno più bello dell'altro, fra l'altro, per rapina, per rapidità di esecuzione, eccetera. Comunque veramente una bella gara. Sì, credo di sì. Credo che le due squadre hanno giocato a viso aperto per cercare di superarsi e non per contenere una l'altra. E di solito quando due squadre cercano di fare una fase offensiva con tanti giocatori esce fuori una bella partita, magari poco equilibrata dal punto di vista squisitamente tattico-difensivo, ma sicuramente divertente. È un po', credo, la mentalità di ambo le squadre e l'abbiamo messa in campo. La differenza l'ha fatta la capitalizzazione delle occasioni create. Il Cassino è stato bravo e quindi complimenti a loro, perché il calcio è così e quindi vanno fatti i complimenti a chi è stato bravo nel vincere la partita. Noi la ringraziamo, marchiamo la sua onestà intellettuale e le facciamo i complimenti comunque. Grazie, in bocca al lupo e a presto. Grazie. Complimenti mister Urbano, una bella gara. Insomma, l'Artena non era una squadra facile, non era una partita facile, il Cassino l'ha dominato la gara, l'ha fatta sua, ha accelerato quanto ha voluto e insomma una gara veramente bella e una vittoria chiaramente meritata. Sì, vittoria ma senza ombra di dubbio meritata. Mi dispiace perché nel momento in cui siamo andati sul 2-0 abbiamo dato la possibilità agli avversari di ritornare in partita col 2-1 e poi c'è stata anche l'occasione per poter fare il 2-2. Loro sarebbe stata veramente una grande beffa per noi, perché già il primo tempo secondo me noi avevamo creato diversi presupposti, diverse occasioni dove potevamo essere più cattivi sotto rete. E nel secondo tempo abbiamo fatto secondo me subito un impatto migliore di quello del primo tempo, siamo andati subito ad aggredire e abbiamo fatto questo 1-2. Poi dopo stavamo soffrendo un po' quando loro hanno invertito gli esterni con Pagliarolo a destra, ho rischiato Carcione, che sapevo che poteva essere un rischio perché durante la settimana aveva avuto un problema muscolare, però il ragazzo il capitano mi ha rassicurato e, spostando Camarà sulla sinistra, ci siamo un attimo riorganizzati e abbiamo avuto la possibilità di fare il 3-1 e potevamo fare anche il 4-1. Forse sarebbe stato troppo largo il risultato, però devo dire che la vittoria è senza ombra di dubbio meritata. C'è ancora una gara frasettimanale mercoledì, sì. Quindi si gioca a Cassino contro la Nagni. E c'è la possibilità di allungare ancora il passo, ma comunque è meglio non farli questi discorsi, giustamente le gare bisogna farle. Bisogna giocarle, abbiamo visto domenica scorsa con l'Anzio, a parte che secondo me la Nagni è una buona squadra, sta facendo bene, nelle ultime 10 partite mi sembra abbia perso soltanto all'ultimo minuto sul calcio di rigore con l'Alba Longa, ha fatto 9 risultati consecutivi, significa che hanno trovato una quadratura. E poi sono sempre derby e noi non dobbiamo assolutamente sottovalutare nessuno, dobbiamo rispettare tutti. In questo momento stiamo bene, stiamo recuperando qualche giocatore, oggi avevamo pure Scibilia con la febbre, a fine Tirelli con la febbre, però devo dire che chi è chiamato in causa oggi è soprattutto i giovani. Se hai visto Gianni, come hai visto bene i 4 under, Tribelli che si adatta a fare il quinto coprendo molto bene la fascia, sì, ma Camarà, insomma, siamo contenti del lavoro che stiamo facendo, però non bisogna assolutamente abbassare la guardia perché questo è un campionato difficile, abbiamo dimostrato anche oggi, anche se abbiamo vinto, però abbiamo incontrato una squadra tosta. Mancano 17 partite, tutto può succedere. Sì, pensiamo al mercoledì alla Nagni, ogni partita pensiamo partita per partita, Gianni, e poi
senza fare voli pindarici, senza fare tabelle di marcia. Viene spontaneo. Va bene, va bene. Grazie mister. Grazie a voi. Ciao.